Lo sapete cosa c'erano? Le fiammate! Dai con la fiammata, dai! Allora ragazzi, la favola Marocco. Chi si esprime sul perché questa squadra stia stupendo e sbalordendo il mondo? Chi comincia? Allora, io penso che la favola Marocco è partita da quando è arrivato questo allenatore qua, perché ha fatto gruppo, ha ributtato dentro Mazraoui e Ziyech e li ha fatti sentire importanti e li ha fatti credere veramente che loro potevano fare un'unica strada per arrivare in finale, e stanno facendo un qualcosa di miracoloso e unico. Darà filo da torcere alla Francia. Secondo me il grande merito va dato al suo allenatore. Allora, bravo Anto, bravissimo. I giocatori giocano tutti in Europa, quindi questa è una cosa positiva. Grande squadra, grande gruppo, difendono insieme, sono organizzati, attaccano insieme. Grande Marocco, ragazzi. La Francia deve stare molto attenta. Sì, è vero, è vero. Io faccio un nome, abbiamo fatto tanti nomi, no? Mazraoui, Hakimi, Ziyech. Oggi voglio dire Amrabat. Kamel, Amrabat. Perché è un centrocampista che fa un po' tutto. Va oltre a quello che gli compete. Secondo me fa tante tante cose, lega il gioco, interrompe, fa ripartire l'azione. C'ha grande grande energia. Secondo me è il simbolo del Marocco che lotta, ci crede e stupisce.